È bello. Brava. È anche buono. Struzzo, ecco, uccello del paradiso. O dell'inferno. Monica, perché? Quando abbiamo visto che non funzionava. No, Michele, non è stato per lei, per Irene, se non abbiamo divorziato. Non è più l'invenzio, è maestrale. Ha spazzato via le nuvole. E ora il sole le tinge di rosa. Sì, però la burrasca non è passata. Senti le onde qua sotto. Come urlano, come si accaniscono. Vicini, chiudendoci, cambiandoci, imprigionandoci, giorno dopo giorno, voluttuosamente in questa trappola, arredandola di mobili, sovrammobili, quadri, fotografie, poster e orologi. Sì! La casa, la nostra casa, il nostro matrimonio, la nostra vita, la nostra trappola per topi. Dove sono i topi a costruire la trappola? Dove i topi siamo noi? Sta per fare notte e il mare è in burrasca, morirà. Moriremo tutti, del resto. Si sa, avvocati e architette, ponti e uccelli del paradiso. Coltelli coccodrillo, Monica. Che piangono dopo aver ferito. Si pentono. Troppo tardi si pentono. E scoprono che ferire fa male a chi è ferito e anche a chi ferisce. Perché farlo? Allora, Michele, Chissà? Mai complici, io e te mai sodali, men che meno al cospetto di Irene, il frutto del nostro disamore. Però la nostra casa, beh, questa l'hai fatta progettare a me, a picco sul mare. Quanto sangue, stupido. Questo non l'avevamo deciso, però. È stata una tua stupida iniziativa quando hai visto che io non lo stavo mangiando, il pollo, lo struzzo, l'uccello del paradiso. Hai avuto paura che all'ultimo io mi tirassi indietro. Non ti sei fidato. Non ti sei fidato di quello che insieme sulla spiaggia, finalmente complici, avevamo architettato. Hai sciupato tutto.